Colleghi, vaccinatevi. È l'esortazione, cordiale ma motivata, che l'Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Chieti rivolge ai propri iscritti. Un atto di responsabilità da parte di chi, dice il presidente provinciale dell'OPI Giancarlo Cicolini, ha il dovere di preservare la propria salute e quella dei pazienti. Cicolini parla anche di rispetto per la professione e di una scelta basata su evidenze scientifiche e non su dicerie o paure ingiustificate. D'altra parte sono proprio gli infermieri ad essere stati in prima linea insieme a tutto il personale medico nelle prime fasi della pandemia, quelle più critiche. Oggi è il momento di dimostrare ancora una volta di essere all'altezza. L'Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Chieti ha lanciato un appello agli infermieri che ancora si sono sottoposti alla vaccinazione. E abbiamo lanciato un appello proprio per sollecitarsi ed invitarli al più presto a farlo. Ricordiamo che dovrebbero essere soltanto una piccola minoranza, ma quanto previsto dalla DL 44 del 2021 ci impone un'attività di vigilanza e già l'Ordine ha comunicato alla Regione e quest'ultima dovrà verificare, già sta verificando all'interno delle aziende sanitarie, se dovesse esserci ancora qualche personale sanitario residuo di tutte le professioni sanitarie e sociosanitarie che è ancora non vaccinato. In questo caso la comunicazione verrebbe trasferita poi dal personale non verificato, noi come ordine siamo obbligati a prenderne atto e a sospendere l'iscrizione all'albo il professionista sanitario, ovviamente con delle ripercussioni anche nell'impossibilità del professionista ad esercitare la propria professione all'interno delle strutture. Ricordiamo anche che sono numeri anche a livello nazionale sicuramente residui quelle dei professionisti sanitari, dunque anche degli infermieri che ancora si sono vaccinati. Ricordiamo anche quanto gli infermieri hanno fatto e stanno ancora facendo per il periodo pandemico. Ora non bisogna sicuramente demonizzare perché solo alcuni potrebbero essere presenti e non sono ancora vaccinati, ma sicuramente lo faranno al più presto. Quindi ecco l'appello del nostro ordine, di tutto il nostro direttivo, a quegli ultimi infermieri ancora non vaccinati di farlo al più presto. Attraverso la vaccinazione si tutela il professionista sanitario, si tutelano i nostri cittadini e tutta la nostra comunità.